Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Si torna a parlare delle notizie dall'Ultimania. In uno degli ultimi video ho iniziato un'altra grande intervista a Naoki Yamaguchi, Teruki Endo e Motomo Toriyama. Abbiamo portato 2 parti su 8 e adesso porterò le altre 6, in questo caso divise in 2 video, perché uno sennò verrebbe troppo grande. Quindi in questo video porterò le prime 3 parti, nel prossimo porterò la parte 4, la parte 6 e la parte 7, la parte 5 e la parte 8 lo trovate già in un precedente video. Iniziamo! Premetto che l'intervista può contenere spoiler, quindi se non avete finito il gioco o comunque se vi interessa recuperarlo per conto vostro, vi consiglio di non vederlo. Vedete eventualmente anche i video precedenti relativi all'Ultimania, perché seguono una sorta di filo logico più o meno. Iniziamo. 1. Coloro che volevano realizzare Final Fantasy VII si sono riuniti. La prima cosa che vorrei sapere è come il team di sviluppo del remake si sia formato. Hamaguchi. All'inizio il remake sarebbe dovuto essere realizzato insieme ad un team esterno, CyberConnect. Io entrai in quel periodo. Un po' di tempo dopo abbiamo spostato lo sviluppo internamente e con l'entrata di nuovo staff abbiamo chiesto a Toriyama e ad altri di aggiungersi. Continua Toriyama. Ho sempre pensato che un remake di Final Fantasy VII con tecnologie odierne sarebbe prima o poi stato realizzato e in quel momento ho pensato «Questo potrebbe essere il mio ultimo lavoro». Quindi fui titubante ad entrare nel team così facilmente. Ma avevo un dovere come membro del team originale di sviluppo, e anche se lo sviluppo fosse continuato esternamente, pensavo che avrei potuto dare una mano ad un certo punto. Hamaguchi. Devo confessare una cosa anch'io. Avevamo già annunciato l'inizio dello sviluppo e che stavamo preparando un gioco con grosse aspettative dai fan, quindi mi sentivo come se non avessi altra scelta se non di entrarci dentro totalmente. Teruki Endo. Al tempo stavo lavorando ad un altro gioco per un'altra compagnia, Monster Hunter World. Ma quando lo sviluppo cambiò e furono in cerca di nuovo staff, mandai la richiesta ed entrai nel team. Sin da quando ero giovane, volevo provare a fare un Final Fantasy, quindi appena ottenuta la giusta esperienza, ho visto l'annuncio per Final Fantasy VII Remake e ho pensato di dover rincorrere quella strada. Hamaguchi. Quando bisognava reclutare staff per i precedenti Final Fantasy, spesso teniamo la natura del progetto silenziosa e buttiamo fuori solo la notizia di assunzione. Ma per Final Fantasy VII Remake abbiamo potuto dir da subito a quale gioco stessimo lavorando e abbiamo avuto molte persone che volevano davvero realizzare Final Fantasy VII che sono entrate nello sviluppo per renderlo molto più semplice. Final Fantasy VII fu caro anche a te, Endo? Endo, certamente. Ricordo che lo giocai quando uscì e pensai, i giochi possono davvero evolversi così tanto. All'ultima compagnia nel quale lavorai, Capcom, ho lavorato a giochi d'azione fin da quando vi entrai, quindi quando vidi che cercavano gente per realizzare un sistema action di combattimento per il remake, fu la possibilità perfetta per me. Hamaguchi, avevamo molta esperienza nel realizzare battle system basati sui comandi e abbiamo proseguito bene con quello per un po', ma lo switch ad un battle system action era un nuovo territorio per noi, quindi eravamo in difficoltà. Nuovo. Al tempo Endo mandò la richiesta e pensai, non c'è modo che possa sfuggirci. Endo, dal tempo del mio ingaggio decisi, finché non avrei iniziato a lavorare, di spendere molto tempo a casa giocando la remaster di Final Fantasy VII su PS4. Ho analizzato cosa c'era di buono nel battle system originale e pensai alle cose che potevamo tenere e alle cose che potevamo cambiare. Punto 2. Mantenere l'essenza dell'originale mentre si espande verso nuove idee. Con lo sviluppo del remake, quali cose avete provato ed enfatizzato? Hamaguchi. Il mio obiettivo principale fu quello di evitare di prendere semplicemente in prestito il mondo dell'originale e di prendere le parti che i fan amavano e adattarli per gli standard di intrattenimento odierno. La grafica migliorata è una cosa, e l'altro staff era libero di fare ciò al meglio, ma la cosa più grande per me era preservare l'essenza dell'originale attraverso lo sviluppo. Anche mentre aggiungevamo nuove cose, tutto derivava dall'originale in un modo o nell'altro. Toriyama. Il problema è che ci sono state volte in cui legarci all'originale era più limitante che altro. I membri dello staff che avevano forti emozioni verso l'originale spesso non volevano deviare troppo dallo stesso. Certamente quando abbiamo realizzato l'originale non avevamo nessuno di questi problemi e abbiamo realizzato il gioco come un nuovo Final Fantasy e aggiunto tutto quello che pensavamo essere interessante. Questa volta avrei voluto fare lo stesso, quindi ogni volta che capivo di essere limitato dicevo a me stesso «Io che fare ciò che ti piace» e allontanavo quei pensieri. La storia del remake è solo fino alla fuga di Midgar. Ci sono stati effetti collaterali nel dividere la storia? Toriyama. A causa della sua fine a Midgar per la parte 1, siamo stati capaci di usare al meglio le nostre risorse per creare Midgar con la tecnologia attuale. Al proseguire dei contenuti inseriti, siamo stati capaci di includere più eventi che approfondiscono gli altri personaggi sin dall'inizio, per creare un gioco con lo stesso contenuto di un Final Fantasy mainline. Hamaguchi.
Per me, mentre non avevamo nessun problema col contenuto della storia, quando siamo arrivati al Battle System ho parlato molto con Endo sul quanto dovevamo aggiungere. Per esempio con la magia abbiamo parlato di una situazione in cui se avessimo dato Fire Fyra ma non Fyraga, i giocatori non sarebbero stati soddisfatti, quindi abbiamo reso possibile sbloccare Fyraga e abbiamo ottenuto magie come Flare per le release future. Io qui ho due appunti da fare, il primo il nome italiano che è Ignis Ignira Ignica. In secundis, se volete riprendere il gioco originale, Flare in realtà si collega ad un'altra materia che si prende dopo, non è legato, però ok, vediamo come se la gestiscono loro. Contain. Endo, dopo aver fatto una lista di cose che volevamo per il Battle System in questo singolo gioco, volevamo confrontarlo col Battle System dell'originale e decidere cosa potevamo tenere, cosa volevamo cambiare e così via. Non era il decidere come tenere il Battle System originale e metterlo nel remake, ma prima capire cos'era necessario e quindi prendere quello che potevamo dall'originale. Amaguchi. Per le invocazioni in realtà non si ha accesso a loro finché non si lascia Midgar nell'originale, ma sono una grande parte importante di Final Fantasy e i giocatori se le aspettavano, quindi abbiamo deciso di aggiungerle prima. Endo. Quando le invocazioni erano inizialmente pensate per la prossima release, c'erano state alcune preoccupazioni sul fatto che potesse andar bene o meno, ma pensavo che avremmo potuto affrontare qualunque problema avremmo trovato. Tuttavia, abbiamo deciso che metterne qualcuna, come sarebbe stato in un Final Fantasy mainline, sarebbe stata la nostra priorità. Punto 3. Cercare il modo giusto di esprimere gli elementi dell'originale nei giorni odierni. Quando si paragonano la società di oggi con quella di 23 anni fa, quando il gioco uscì, molte cose sono cambiate. Ciò ha avuto qualche effetto nella storia del remake? Toriyama. Col miglioramento della grafica, certi aspetti come le espressioni facciali dei personaggi sono diventate più realistiche e quando le realizzi, o quando non le realizzi, diventa qualcosa da tenere in considerazione. Per esempio, quando l'originale uscì eravamo tutti belli giovani e idee come «è davvero giusto distruggere il reattore Mako per salvare il pianeta?» non passavano neanche tra i nostri pensieri. Tuttavia in questo remake, considerando che sono accadute diverse cose nel mondo, gli sviluppatori avevano la responsabilità di realizzare le cose capendo quanto potevano spingersi. Nell'originale non ci sono molti personaggi nel Sector 8 e si incontra solo Aerith, ma nel remake abbiamo aggiunto più gente. Mostrare al giocatore come la distruzione del reattore del settore 1 avrebbe colpito la gente nel settore 8 era qualcosa che sentivamo essere importante, quindi lo abbiamo inserito. Questo si collega anche al nuovo plot point in cui la Shira utilizza le azioni di Avalanche contro di loro? Toriyama, corretto. Per il come la storia prosegue non potevamo cambiare il fatto che Barrett e gli altri distruggessero i reattori Mako, ma potevamo aggiungere il fatto che fossero usati dalla Shira per aiutare ad alleggerire la loro immagine estremista. Viene creduto anche che la scena al dolce miele sia stata cambiata per riflettere i cambiamenti nella società. Toriyama, vero anche questo. Il modo in cui i giochi vengono classificati è cambiato molto sin dall'originale, quindi fin dall'inizio una cosa che volevamo era espandere l'Onebin insieme al World Market. Abbiamo pensato che se dovevamo cambiare qualcosa, volevamo potenziare il fattore intrattenitivo ed aggiungere il minigame del ballo. Una sorta di sexy route che era nell'originale è stata spostata nella parte di Madame M. Anche per il massaggio alla mano è stato difficile passare il rating? Toriyama. Il modo in cui i rating sono tenuti cambia da nazione a nazione, quindi creare qualcosa che fosse accettabile in tutte le regioni è stato molto difficile, ma grazie ai check interni che abbiamo iniziato sin da subito, penso che siamo riusciti a farcela senza spingerci troppo oltre il famoso dipartimento etico di cui si parlò al tempo. Amaguchi. Questa volta il gioco verrà rilasciato in tutto il mondo contemporaneamente, quindi dovevamo essere sicuri che non ci fosse nulla che potesse ferire le altre culture. Toriyama. Qualcosa di difficile per il rating check fu in realtà Genova. Abbiamo tutti pensato, beh, non è umana, quindi dovrebbe andare bene, giusto? Ma il fatto che fosse sia nuda sia senza testa risultò essere un problema. Per correggere ciò, aggiungemmo un aggeggio meccanico nella sua testa e realizzati in modo che risultasse coperta quando Sephiroth la porta con sé nello Shire HQ. Genova è una parte molto importante di Final Fantasy VII, quindi non volevo cambiarla. Però, Amaguchi, frasi sulla sperimentazione umana sarebbero incappate in problemi, quindi abbiamo dovuto modificare anche quelle. Toriyama. Ma se avessimo cambiato il fatto che i Soldier sono il risultato di una sperimentazione umana fatta dalla Shira, allora il gioco avrebbe smesso di essere Final Fantasy VII. Quindi abbiamo spinto molto per far sì che rimanesse intatto. Hamaguchi. Abbiamo voluto anche lasciare la traccia di sangue a terra com'era, lasciata da Genova, ma per tenere il rating basso non potevamo utilizzare il sangue rosso. Invece abbiamo deciso di usare una sostanza magmosa di color viola, che ha uno stile più fantasy, ma lascia comunque il senso di disagio.
Abbiamo lavorato molto, abbiamo mandato il contenuto in revisione circa 5-6 volte prima di avere l'ok. Ci sono state molte volte in cui abbiamo dovuto pensare ai rating odierni mentre affrontavamo l'adattamento delle scene dell'originale. Ci sono anche delle scene in cui Scarlett usa come poggiapiedi un soldato Shira a carponi che ha un forte impatto. Toriyama. Volevamo mostrare la natura sadica di Scarlett attraverso quella scena, quindi abbiamo usato un suo sottoposto come poggiapiedi. Ciò che è considerato come abuso di potere dagli standard odierni sembra essere ok per le persone all'interno della Shira. Comportamenti come quello che vengono tollerati mostra anche il risultato della dittatura abusiva della Shira. Il povero soldato Carponi deve compiere i suoi lavori come servitore fedele del suo superiore. Per concludere questo pezzo, qualcosa che solo Hamaguchi sa. La modalità automatica per l'upgrade delle armi era qualcosa che originariamente serviva a me da utilizzare durante i test per migliorare il bilanciamento delle armi. Pensai che fosse incredibilmente utile e quindi lo inserimmo nel gioco come feature ufficiale. Ok, questo è tutto per quanto riguarda questo video, nel prossimo vedremo le parti rimanenti e anche le altre cose che solo qualcuno sa. Questo è tutto per quanto riguarda questo video, come al solito se vi è piaciuto iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video!